Ciao, era da davvero tantissimo tempo che non registravo un post qualifiche. E ci sta perché il mondiale è appena iniziato, quindi non potevo fare altrimenti. Comunque, avremmo anche dovuto attendere molto per l'inizio della stagione, però ne è valsa la pena. Sono successe davvero tantissime cose. Scintille tra Lopez e Suzuki. In Moto2 Roberts e Marini che fanno esattamente lo stesso tempo. Marshall in pista con le mascherine. E chi più ne ha, più ne metta. Però andiamo con ordine. Premessa. Come molti di voi già ben sapranno, la gara della MotoGP in programma proprio in Qatar per domani è stata annullata a causa del coronavirus. Tra scalpore e dispiacere, questa notizia ha colpito molto tutti gli appassionati. Però io penso che non sia la fine del mondo, perché finalmente abbiamo l'occasione concreta tra le mani di concentrarci sul talento dei giovani della Moto2 e della Moto3. Ce ne sono molti. Il gas lo danno e quindi vale la pena di farlo. Basti pensare ai piloti dell'Academy di Valentino Rossi, Vietti, Bezzecchi, ma anche a molti altri piloti non italiani. Un nome? Joe Roberts, l'americano che girando in 1,58 e 136 si è assicurato la pole position nella classe intermedia, la prima pole position americana da Le Mans 2010 e la prima pole position a pari merito con un altro pilota da Brno 2015. Infatti Luca Marini, l'italiano dello Sky Racing Team VR46, ha girato esattamente con lo stesso tempo. Quando succedono situazioni del genere si fa riferimento al secondo miglior crono, questa volta appartenente a Joe Roberts. Parlando sempre di italiani, in terza posizione troviamo Enea Bastianini. Il suo terzo posto, importantissimo, vale oro. Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Luca Marini, è in settima posizione. Sta andando molto forte, considerando anche che questo è il suo primo anno con il team. E secondo me, Luca Marini, vedendo dall'altra parte del box un pilota così in gamba, così talentuoso, ha uno stimolo in più. Riuscirà domani a vincere? Oppure si imporrà l'americano Joe Roberts, che comunque nelle qualifiche ha avuto un buonissimo passo in ottica gara che va dall'1,58 basso all'1,59 e mezzo. Parlando invece di classe minore, la pole position è di uno straordinario Tatsuki Suzuki, il giapponese che partendo dalla Q1 è riuscito ad assicurarsi la prima casella sulla griglia di partenza per domani. Non mancano però delle scaramucce con Alonso Lopez. Scusate per la qualità delle immagini, sono riuscito ad avere solamente questo. Secondo l'ipotesi più accreditata, il pilota del team SIC 58 avrebbe rallentato Alonso Lopez, Denis Foggia ed altri piloti, compromettendone i giri. Cosa ne pensate? Salac, al suo secondo anno in Moto3. Durante la Q1 ha un contatto, cade. I Marshall accorrono per aiutarlo. Io, lì che sto guardando, noto che hanno le mascherine. Ci tengo a dire due parole. Secondo me è stato diffuso troppo allarmismo. I media hanno riportato le notizie, lasciando però alcuni dettagli importanti. Infatti, la maggior parte delle persone morte erano anziani già affetti da patologie. La chiave è essere uniti, farsi coraggio e seguire le indicazioni che ci vengono date da chi ne sa più di noi. Forza! Ritornando invece al mondo delle due ruote, Denis Onciu, fratello di Kene Onciu, che all'esordio a Valencia nel 2018 vinse, si è piazzato in settima posizione. Penso che il pilota turco possa davvero esprimere il suo potenziale domani e fare una bella gara. Spero di avervi dato tutte le informazioni che mi ero segnato. Vi dico la verità, per registrare questo video ho fatto parecchia fatica, ho dovuto riprendere un po' il feeling. Spero che lo possiate apprezzare lo stesso. Se vi va un bel like, iscrivetevi e ci si vede.